Impianti non funzionanti e livelli di inquinamento da batteri fecali 10.000 volte superiori ai limiti di legge. È il risultato degli accertamenti della Procura di Agrigento, che ha disposto il sequestro dell'impianto di depurazione del comune di Lampedusa e protezione delle acque. I magistrati, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio, hanno notificato anche 13 avvisi di garanzia e sequestrato 600 tonnellate di materiali. Tra gli indagati, gli ultimi due sindaci in carica, Salvatore Martello, attuale primo cittadino, e Giusi Nicolini, sindaco precedente. L'inchiesta è stata spiegata in una conferenza stampa dal procuratore Luigi Patronaggio, che tra le altre cose dice: non si vuole danneggiare nessuno con la stagione estiva alle porte, ma bisogna tornare a parametri di accettabilità. Finanziamento da 8 milioni di euro che avrebbero dovuto mettere in funzione il depuratore in due anni, la ditta che si occupa del depuratore, la Mondello S.P.A. Spiega ancora Patronaggio: quando gli inquirenti entrano nel depuratore trovano il nulla, non c'era nulla e si sversava direttamente a mare, con delle vasche naturali. Lì comincia l'indagine. La convenzione firmata è stata sottoscritta dalla Regione a seguito dell'emergenza umanitaria firmata nel 2011 dal Consiglio dei Ministri. Quando cominciarono le indagini, circa un anno fa, il Comune fece un'ordinanza per limitare il danno. È dal 2015 che attenzioniamo la situazione di Lampedusa, perché dal 2012 il vecchio depuratore non funziona più. È una situazione che nel tempo si è sempre più aggravata, le opere che dovevano essere effettuate non sono state effettuate, oggi abbiamo una situazione di estrema gravità. È stato detto che i limiti di batteri fecali presenti in acqua sono 10.000 volte superiori a quelli previsti dalle tabelle, e questo è un dato che ci ha chiaramente imposto ad agire con un sequestro preventivo. Abbiamo dovuto necessariamente inviare informazioni di garanzia a tutti gli amministratori che si sono succeduti dal 2012 a oggi, proprio perché vogliamo capire se ci sono state omissioni penalmente rilevanti. Le indagini sono tuttora in corso, non escludiamo l'esistenza di reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, inadempienza nelle pubbliche forniture, perché questo appalto si è protratto per più tempo ed ancora non è stato chiuso, anzi ci risulta nel momento dell'accesso la ditta non era presente sui luoghi, per cui dico è una situazione grave che stiamo attenzionando. Devo dire pure che è nostra preoccupazione far funzionare la stagione estiva, per cui abbiamo impartito al Comune delle direttive che, se verranno rispettate, probabilmente riusciranno a contenere l'inquinamento idrico-ambientale, altrimenti poi si procederà con un amministratore giudiziario e con un controllo giudiziario dell'impianto. Il Comune di Lampedusa ha beneficiato di finanziamenti che sono previsti per la particolarità, per l'insularità, per la situazione diciamo drammatica che vive e l'isola, ma evidentemente qualcosa si è inceppato, qualcosa non è andata per il verso giusto. Quindi non funzionava completamente? Assolutamente non funzionava, venivano utilizzate impropriamente le vasche del vecchio e del nuovo. È un tubo, una sorta di collettore, di pennello a mano, assolutamente insufficiente, perché di 50 metri nelle fotografie si vede come spande in acqua questi rifiuti melmosi, è assolutamente insufficiente. Quindi è una gestione autonoma comunque, non c'entra nulla con la gestione provinciale di No, sono due gestioni completamente diverse.